Inaugurata a Macerata la nuova sede di Confcommercio, una sede originale per almeno due motivi: perché nasce dal lavoro di ristrutturazione di uno storico e suggestivo autopalace stile Liberty e perché rappresenta l'aggregazione di due territori, Ancona e Macerata, accorpati nella sigla Confcommercio Imprese per l'Italia, Marche Centrali. Ad effettuare il taglio del nastro il presidente nazionale Confcommercio, Carlo Sangalli. Inaugurare questa nuova sede a Macerata mi rende ancora più felice perché la Confcommercio in questo territorio negli ultimi anni ha vissuto una storia un po' travagliata e quindi era importante esserci, era importante la nostra presenza che abbiamo fatto con una scommessa, quella di fare sistema per rendere di più con meno, per essere più propositivi e migliorativi sul territorio con minore risorse, cioè è un segnale certamente di ripartenza, è un segnale di una forte presenza, una presenza che non vuole arretrare, ma vuole avanzare, vuole porsi al centro della vita del territorio. Presenti anche il governatore delle Marche Ceriscioli, il presidente della provincia di Macerata Pettinari, il sindaco Carancini, il vescovo Marconi e numerosi rappresentanti del mondo dell'imprenditoria. Superiamo i localismi, Ancona e Macerata. Macerata ed Ancona insieme hanno creato un unicum nuovo ed è molto importante, ma soprattutto lottiamo tutti insieme per questa ripresa, per puntare a una ripresa, soprattutto alla ripresa dei consumi interni che sono fondamentali perché questo paese possa avere la svolta, ma soprattutto si possa riparlare con forza di occupazione e futuro. Il direttore Massimiliano Polacco ha presentato i dati dei singoli settori e progetti avviati in ambito turistico e commerciale. Il terziario sicuramente può diventare il traino del rilancio economico della regione perché chiaramente col turismo, il commercio e i servizi sono quel traino in più che può diventare pure l'internazionalizzazione dei prodotti. Cioè il turismo da una parte e l'internazionalizzazione dei prodotti attraverso nuovi canali e nuove sfide e nuove possibilità, credo che il terziario farà la sua parte per lo sviluppo economico della Regione Marche.